siamo il 19 agosto del 1903, il Papa è stato eletto il 4 agosto, quindi veramente un conclave molto, molto breve. E il 19 agosto 1903 il Resto del Carlino riporta una piccola notizia, dice: Pio X, ricevendo un suo intimo amico, gli disse: se vi domanderanno chi sarà il nuovo segretario di Stato, rispondete pure che per ora il Papa osserva, pensa e prega. Ci sono due parole che nel romagnolo di oggi non si usano più qui, questo sonetto. Una è la carrataina, che però avrete sentito tante volte, ed è la pipa di terracotta, quindi la pipa che veniva usata normalmente dal popolo, ma anche dallo stesso Guerrini, che se ne faceva confezionare da una ditta veneta di Bassano delle quantità incredibili, perché poi si rompevano queste pipe, ma lui veramente ne compra a centinaia, perché quando va su. E poi c'è la garavlaina, cioè lo scaccia pensieri. Allora il commento a questa notizia del Carlino: Pio disum, quod cusi alza la mattina, us magna du panet cune furmai, e tu alla sua qua vita, e tu a un vintai, e va in zardai fumenda carataina, us metta l'ombra senza papalaina, un peas les lavantic paraguai, un peas us guada corrar drial parpai, e dal volta su nella garavlaina, us bota in la spagnera col buson, e stenda il gum, e stona la bottega, e poi d'oro un pincendo la classione. Me, sgonda me, a dire che lo us ni freghe, ma sgonda sti giornelli di micvaion, per ora il Papa osserva, pensa e prega. Grazie.